Monta la febbre elettorale in Scozia in vista del referendum sull'indipendenza del 18 settembre e anche Londra è costretta a tirar fuori il termometro. Per la prima volta i sondaggi danno il sì maggioritario ed è aumentato di 10 punti nell'ultimo mese, segno che c'è una vera dinamica in corso. Un esponente nazionalista la spiega così. What I think the poll does show is that Sempre più increasing numbers scozzesi of people stanno in arrivando alla Scotland conclusione che are coming l'indipendenza è to il the modo conclusion migliore that per independence is proteggere the il best nostro way to sistema protect our sanitario, la NHS, the crescita best way to economica, creare grow our lavoro ed essere economy, to sicuri di create non jobs, to ereditare di make sure that governi we never conservatori per cui non again abbiamo get Tory votato, ma governments che that we invece don't vadano vote al for, that we potere gli don't get the esecutivi che governments abbiamo in Scotland that effettivamente we do vote scelto. for. L'ex premier laborista Gordon Brown, che è scozzese, è più misurato e dice: voglio cambiamenti per rendere ancora più forte il Parlamento scozzese, ma voglio anche condividere le nostre risorse col resto del Regno Unito. Idrocarburi, questa è la parola magica. I principali giacimenti offshore sono in acque che diventerebbero esclusivamente scozzesi in caso di vittoria del sì al referendum del 18 settembre.